Signori, buon pomeriggio a tutti voi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario di Otterdarion e oggi siamo qui riuniti per commentare le parole di Conte in conferenza stampa pre-Napoli-Atalanta. Prima di fare il video, una piccola premessa. Probabilmente noterete un peggioramento sia visivo che audio in questo video perché non sto registrando col mio cellulare. Il mio cellulare per il momento mi ha detto arrivederci e si spera che rimanga un arrivederci e non un addio, e quindi sto registrando col cellulare di mia madre che è peggiore del mio, ok? Quindi se notate un peggioramento audio e visivo, scusate, ma l'alternativa sarebbe stata non fare proprio il video. Detto questo, cominciamo. Allora, come sempre un Conte calmo, tranquillo, sicuro di quello che dice e pensa. Ci sono stati in questa conferenza stampa dei picchi. Diciamo, a un certo punto si è arrivato a parlare di religione, si è arrivato poi a un certo punto a fare proprio le chiacchiere da bar tra il giornalista e Conte, nel mentre si sentiva Baldari che diceva: sì, ma la domanda, quindi si sono raggiunti dei picchi in questa conferenza stampa abbastanza divertenti. Prima domanda, ovviamente, dopo la grande vittoria contro il Milan, ci sono delle insidie mentali contro l'Atalanta? Dice Conte, l'Atalanta è una squadra forte che ha vinto lo scorso anno l'Europa League battendo il Leverkusen, che ha fatto un sacco di partite da imbattuti, è in Champions da anni, è una squadra che oggi va annoverata tra quelle forti, meriti alla società, ai giocatori, a Gasperini. Poi c'è una piccola digressione su Gasperini che ha allenato Conte ai tempi nella Juve. Dice Conte che magari potrebbe essere l'Atalanta a sottovalutare la partita. E io sotto un certo punto di vista sono d'accordo con Conte perché Gasperini nel post Atalanta Monza aveva fatto capire che comunque sì, Napoli-Atalanta è una partita importante, però ha detto c'è anche la Champions dopo, l'Atalanta se non sbaglio va a Stoccarda, è un match comunque fondamentale, l'Atalanta è in corsa per prendersi almeno l'ottavo posto e quindi andare direttamente agli ottavi, quindi lato Gasperini. La sensazione è sì, Napoli-Atalanta è un match importante, però ricordiamoci che c'è anche mercoledì o martedì, non mi ricordo, la partita di Champions che è altrettanto importante. Quindi, sotto un certo punto di vista, potrebbe essere l'Atalanta a sottovalutare la partita. Chiusura finale della risposta: chi non gioca le coppe è avvantaggiato perché si allena tutta la settimana. Diciamo, discorso che un po' questa settimana non c'entra perché c'è stato l'infrasettimanale, però in generale ha più tempo per allenarsi, però poi la struttura della rosa è lontana da quelle delle squadre di Champions e questo è un discorso che già conosciamo bene, quindi si torna al fatto di avere gli 11 titolari più una panchina importante che ti può dare una mano. Torno diciamo a fare l'esempio di Atalanta-Monza, ragazzi, perché l'Atalanta contro il Monza stava 0-0, dalla panchina sono entrati Samardžić e Zaniolo che comunque hanno permesso all'Atalanta di vincere 2-0, quindi le squadre di Champions hanno una panchina che ti può decidere delle partite che possono essere magari bloccate. Domanda poi su Lobotka, a che punto siamo? Dice Conte, siamo nelle fasi conclusive di recupero, non era un problemino da poco in nazionale come qualcuno aveva etichettato, piccola frecciatina, ha fatto praticamente capire che non ci sarà domenica contro l'Atalanta, però tornerà contro l'Inter domenica prossima. Si torna poi a parlare della mentalità di Conte e di questa squadra che ogni giorno che passa somiglia sempre di più alle squadre di Conte. Qui torna sempre il solito discorso dei lavori in corso, perché dice Conte è impensabile trasmettere tutto in soli 4 mesi, ha trovato un gruppo disponibile, preparato a migliorare, la disponibilità è la base di tutto, un po' come l'equilibrio. Non è scontato e questo ha accelerato il percorso, ma ribadisco, mi auguro di essere smentito, ma in una situazione di costruzione hai bisogno di un determinato percorso e devi crescere per arrivare a certi livelli. Quindi vedete, Conte, nonostante la classifica, nonostante il fatto che noi siamo primi, continua a ribadire sempre questa cosa di stiamo affrontando un percorso, siamo ancora all'inizio di un percorso che inevitabilmente troverà durante la strada dei magari dei momenti di difficoltà. Io, come dissi anche ieri, prima o poi arriveranno le sconfitte, perché non possiamo pensare di fare 30 partite senza mai perdere. Quindi io penso che Conte, quando dice devi crescere per arrivare a certi livelli, secondo me là si riferisce anche al
appunto come vivono le sconfitte, perché adesso è tutto rosa e fiore, è tutto bello, si vince, sono tutti contenti, però poi quando si perde cosa succederà? Ecco, quindi dobbiamo sempre rimanere coi piedi per terra, perché comunque stiamo intraprendendo un percorso che ci porterà magari un giorno a fare cose importanti. Con l'Atalanta, ulteriore verifica dopo Milano, è una gara potenzialmente da scudetto, questi i classici, i soliti titoloni da giornali, no? Napoli-Atalanta, gara a scudetto, come lo era contro il Milan e come lo sarà pure la prossima contro l'Inter. Dice Conte, non lo so se può essere definita da scudetto, ma è normale che non si può definire da scudetto, siamo all'undicesima giornata. Noi sì, abbiamo fatto 25 punti su 30, tutto bello, ragazzi, però ridendo e scherzando, l'Inter sono 4 punti, eh. Non è che stiamo a 25 punti a più 9 sulla seconda. L'Inter è comunque a 4 punti. Sicuramente però Conte dice che è una partita dove comunque si scontreranno due squadre che l'anno prossimo cercheranno di entrare in Europa. E questo è vero, perché comunque Atalanta e Napoli sono due squadre che comunque ambiscono ogni anno a entrare in Europa. Ovviamente io quando parlo di Europa mi riferisco sempre alla Champions League, perché diciamo è quella la competizione che a tutti piace giocare. Il nostro obiettivo è di rientrare in Europa cercando di rubare l'idea agli altri ed entrarci dalla porta principale. La porta principale, secondo me, è la Champions League, quindi l'obiettivo rimane il quarto posto. Loro sono una realtà consolidata, da anni sono presenti nella competizione più importante. L'Europa League inoltre ti dà consapevolezza, hanno costruito un percorso e continuano a farlo potenziandosi. Hanno messo mattoni ogni anno, costruendo anche dopo cessioni importanti, come sono andati via a noi, perché non dimentichiamo che abbiamo perso dei giocatori. Non so se li perderemo ancora. Ecco, quest'ultima frase è un palese riferimento a Kvara. Il senso di questo discorso qual è? L'Atalanta, esempio, l'Atalanta quest'anno ha perso Pop Mainers. Lo ha sostituito comunque con Samardžić e Zaniolo. Cioè, non importa perdere il top player, ma conta sostituirlo. E in questo discorso è fondamentale ovviamente lo scouting, perché senza un reparto scouting di livello tu fatichi a rinforzarti. Un esempio l'abbiamo avuto l'anno scorso, perché tu l'anno scorso perdi Kim e prendi Nathan, perdi Lozano e prendi Lindstrom, quest'anno invece perdi Zielinski e prendi McTominay, perdi Osimhen, prendi Lukaku, perdi Nathan, prendi Buongiorno, anzi dovrei dire perdi Kim, prendi Buongiorno, quindi vedete comunque com'è è diversa la situazione rispetto allo scorso anno. Qui Conte ha detto magari la prossima estate potremmo anche perdere Kvara, l'importante però è andare a prendere un giocatore che possa sostituirlo bene, anche se io sinceramente la vedo difficile trovare uno che non ti faccia rimpiangere Kvara. Però la storia del Napoli ci insegna che negli anni abbiamo perso fior fior di giocatori, ma nella maggior parte dei casi sono stati sostituiti bene. Poi si torna a parlare di Kvara e Lukaku che sono apparsi in crescita dopo la partita col Milan. Cosa devono fare ulteriormente? E si parla dei gol presi dello scorso anno, dei 48 gol subiti. Qui Conte torna alla conferenza di presentazione dove disse appunto che i 48 gol subiti non erano colpa dei difensori, era colpa della fase difensiva. Allo stesso tempo si deve dire oggi che non è che si prende gol perché sono bravi i difensori, non si prende gol perché è forte la fase difensiva, quindi è il collettivo che è migliorato, è la fase difensiva di tutta la squadra che è migliorata. E quindi non si prendono più gol come li si prendevano lo scorso anno. Tutti partecipano nelle due fasi, e qui cita l'esempio appunto del secondo gol del Napoli, che abbiamo anche analizzato nel video delle pagelle, dove c'è il recupero alto del centrocampista, poi c'è il passaggio a Olivera che fa il passaggio poi a Kvara, con poi l'inserimento di Olivera nell'area di rigore. Quindi tutta la squadra partecipa alla fase offensiva e tutta la squadra partecipa alla fase difensiva. La squadra ha ritrovato quella voglia e quello spirito, ha ritrovato l'importanza di essere uniti. E questo, ragazzi, è un tema che tanto abbiamo discusso lo scorso anno. Lo scorso anno si vedeva proprio che
Non c'era quello spirito di gruppo, non c'era quella voglia del singolo di sacrificarsi per il compagno o per la squadra in generale. Siamo contenti, l'Atalanta sarà un test probante a livello difensivo perché ha il miglior attacco e cercheremo di essere preparati e organizzati, anche se non è semplice contro di loro. Il primo pensiero sarà di fare gol e poi di non subirlo. Detta un po' così, ti fa pensare, fai l'1-0 e poi ti chiudi dietro per tutta la partita, ma si è capito il concetto. Prossima domanda, ecco qui tocchiamo il picco religioso perché il giornalista dice: Lei ha detto miracoli non ne faccio, vincere quest'anno lo scudetto sarebbe un miracolo? E Conte dice: Io sono molto credente, io prego sempre, anche per la squadra che stia bene, oltre che alla mia famiglia. C'è anche una preghiera per i calciatori. Noi facciamo tutto questo discorso per dire cosa? Che praticamente Conte non può fare i miracoli, cioè nel senso la squadra si allena, farà l'impossibile, ecco, per vincere il campionato, ma miracoli non se ne fanno. Secondo me il significato di questo discorso è che la squadra non è attrezzata per vincere il campionato, quindi se ci riesce è perché si è fatto un grande lavoro e se quindi letteralmente un miracolo. Ce ne sono stati nel calcio, pensiamo all'Leicester di Ranieri, per esempio. Ma forse anche il Napoli di Spalletti. Così la butto là. No, cioè il calcio non è una scienza esatta, non è un qualcosa che puoi prevedere, puoi programmare. A volte possono succedere anche cose che tu magari non avevi preventivato, tipo per esempio il decimo posto dell'anno scorso. Quindi il discorso è non si possono fare i miracoli perché io non sono Dio, dice Conte. Però la sicurezza è che loro daranno sempre il 100%. Poi gli chiedono il pallone d'oro. A chi avrebbe dato il pallone d'oro? Che ci azzecca durante la conferenza di Napoli-Atalanta il pallone d'oro? Che me ne frega a me il pallone d'oro? Cioè, con tutto bene. Si torna a parlare dell'entusiasmo. Come si gestisce l'entusiasmo dopo comunque i risultati che stanno arrivando? Dice Conte, l'entusiasmo deve essere la nostra benzina, è positivo. Io sarò l'ultima persona a spegnere l'entusiasmo. Dobbiamo cavalcarlo, alimentarlo. E comunque, beh, ragazzi, il discorso dell'entusiasmo è per forza di cose legato ai risultati. L'abbiamo detto più volte: se una squadra vince, è normale che porti entusiasmo della tifoseria. Poi dice Conte: è giusto sognare la cosa più bella per loro, ma in maniera realistica, io devo dire che è l'inizio di un percorso per dare stabilità. Per il futuro del Napoli è una risposta giustissima, cioè comunque il tifoso ha il diritto comunque a sognare. Io di base sono uno un po' più realista, ecco, che guarda più i fatti, ma non è che io schifo lo scudetto, cioè mi piacerebbe tantissimo vederne un altro. Poi si parla di Politano e della fase difensiva e qui Conte dà una bella risposta. Dice Conte che comunque l'ha fatto anche Ngonge in maniera perfetta con Lecce. Avrei qualcosa da ridire sul perfetto, però lo ha fatto. Porta ad esempio l'esempio dell'Arsenal contro l'Atalanta che abbassava Partey su Lookman e si formava la linea 5. Questo è un discorso che ci aveva fatto anche contro il Lecce, cioè a seconda di come attacca l'avversario o si abbassa l'esterno d'attacco o si abbassa il centrocampista, si va comunque a creare sempre la linea da 5. In Italia si abbassa il centrocampista, a volte l'Arsenal stesso abbassa Saka e Martinelli a 6, addirittura si abbassa a 6. Alcune cose sono sdoganate a livello tattico, ecco, il fatto dell'abbassare l'attaccante in fase difensiva ormai è sdoganato, cioè lo fanno tutti. È una cosa che non è più un qualcosa di particolare, un qualcosa di innovativo che tu dici, guarda, wow, che si è inventato qua l'allenatore. No, è una cosa che ormai fanno tutti, perché nel calcio moderno comunque è fondamentale anche l'apporto degli attaccanti in difesa. Domanda sull'Atalanta che gioca uomo su uomo esasperato. E quindi la domanda è: porterà la partita più sul piano qualitativo in costruzione per uscire con la palla o accetterà la gara fisica? Questa è una bella domanda. Indovinate chi l'ha fatta la domanda? Claudia Vivenzio. È sempre lei l'unica che fa domande ottime. Ci dice Conte, la partita non va solo giocata, ma va anche preparata. Abbiamo i nostri concetti, va bene, ma i calciatori devono sapere cosa accadrà.
E se ti prepari prima, trovi o dai già delle situazioni. Discorso per dire che comunque durante la settimana si preparano le situazioni che poi si vedranno durante la partita, che si dovrebbero vedere durante la partita. Lo scenario qualitativo, quindi fare la costruzione dal basso, dice Conte, scombina alcune situazioni, ma la preparazione in gare fisiche come queste, che danno grande pressione in ogni zona, sono partite che le devi preparare in maniera accurata e rompere tanto le scatole. Quindi diciamo che non ci ha risposto, ok? Però secondo me, ragazzi, secondo me si andrà più sul piano fisico, perché comunque il Napoli quest'anno dal punto di vista fisico è migliorato parecchio. Io penso che si andrà più che altro magari al rinvio lungo su Lukaku e si lotterà di riconquistare le seconde palle. Ultima domanda. In prospettiva, difficile ipotizzare un Napoli di Conte senza Kvara e Lukaku. E qui Conte dice: voglio chiarire che il Napoli vince, il Napoli perde, non c'entra niente mettere Conte vince o Conte perde. Capisco alcune situazioni, ma sono rimasto sbalordito e interdetto dopo Inter-Juve. Il titolo non era né sulla Juve né sull'Inter, ma che Conte stava godendo. E questa in realtà l'ho vista anch'io, questo titolo, me lo ricordo. Il giornalismo sportivo, ragazzi, specialmente in Italia, come posso definirlo senza essere troppo tranciante? È particolare, mettiamola così, però penso che mi abbiate capito. Il concetto deve essere uno: noi vinciamo, noi perdiamo, quindi non è Conte che vince o perde, ma è il Napoli, tutti insieme. Spero che non ci siano più queste distinzioni. Noi siamo un'unica cosa, facciamo bene o male tutti insieme. Ah, poi Conte dice: oggi Politano, no, è visto come l'emblema di non prendere gol, perché comunque si sta vincendo, non si prendono gol. Poi, quando arriveranno le sconfitte e si prenderanno gol, si dirà: Politano perché sta così basso? E questo è un po' il discorso. Tocchiamo il tasto, diciamo, del come il calcio viene analizzato in Italia. Un discorso troppo ampio da fare. Conte, con questa risposta, ha voluto chiedere, ha chiesto da parte dell'ambiente in generale compattezza. Poi dice Conte: ma poi meriti di cosa che siamo alla decima giornata? Stiamo facendo le cose per bene e servono tutte le componenti per farlo. È una cosa che da un po' ho qui, mi dà fastidio. Noi e noi. Quindi così finisce la conferenza stampa di Conte. Diciamo che Conte continua con questo atteggiamento abbastanza prudente, piedi per terra, non esaltiamoci, e fa benissimo, lo ripeterò fino alla noia. Detto questo, ragazzi, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo domani con il video pre-partita. E signori, sempre e comunque, forza Napoli, buon venerdì a tutti voi, che oggi è venerdì, e niente, a domani, ciao!